Il temporale, con pioggia, vento e grandine, che è esploso nella serata di domenica 3 luglio, ha provocato alcuni danni. Verso le 23:30 i vigili del fuoco sono stati chiamati per intervenire in corso Vittorio Doglianico, dove due grossi alberi, completamente sradicati, sono caduti a ridosso dell'abitazione vicina, danneggiando un tetto e le auto parcheggiate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Brea, Quarnier e la Protezione Civile, che hanno rimosso i grossi alberi e proceduto con la messa in sicurezza. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Divelte anche alcune lamiere del tetto dell'azienda De Matteis, situata tra Oglianico e Rivarolo Canavese.